La Spezia, terremoto in comune, revocate le deleghe a Stretti, Borgna, nuovo assessore alle politiche sociali e sanitarie. Al via oggi la 39esima edizione della Fiera Campionaria, oltre 100 espositori fino al 23 marzo a Spezia Expo. Maxi controllo delle forze dell'ordine nei locali spezzini, ieri nel mirino 9 tra bar e punti di ritrovo. Presentato il nuovo myspezia.it, il portale per conoscere il nostro territorio a 360 gradi. Decimo risultato utile consecutivo per lo Spezia, che oggi batte 2-0 il Modena. Mister Di Carlo, la squadra in tre mesi ha cambiato mentalità. Buonasera a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Come abbiamo sentito dai titoli, sono state revocate questa mattina le deleghe assessorili ad Andrea Stretti. A darne notizia è l'ufficio stampa del Comune, che rende noto anche il nome del successore di Stretti nel ruolo di assessore alle politiche sociali e sanitarie del Comune della Spezia. È Mauro Borgna, classe 1966, dipendente del Ministero del Lavoro, da sempre impegnato nei temi sociali e della disabilità. Coordinatore della consulta dei disabili della Spezia dal 2003 al 2007, dal 2007 al 2012 è stato consigliere comunale della Spezia. L'incrinarsi dei vincoli di solidarietà, il venir meno del rapporto fiduciario per divergenze politiche maturate da diversi mesi e la necessità di un rilancio delle politiche sociali e della sanità dell'amministrazione. Queste le ragioni dell'allontanamento di Stretti dichiarate dal sindaco Federici in una nota stampa. Maxi controllo delle forze dell'ordine in locali spezzini ieri sera. Nel mirino 9 fra bar, empori e punti di ritrovo, soprattutto nel centro città già individuati dalle autorità. Sono scattate multe per un totale di 10.000 euro per le sanzioni fiscali e amministrative dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Nel corso dell'operazione sono state controllate 120 persone e c'è stato un sequestro di due dosi di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata coordinata da Carabinieri, ASL, Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Direzione Territoriale del Lavoro. Dall'arredamento all'edilizia, dall'arte al settore automobilistico, ce n'è davvero per tutti i gusti alla 39esima edizione della Fiera Campionaria, in scena a Spezia Expo fino al 23 marzo. Oggi c'è stata l'inaugurazione della Kermesse, per noi Selene Ricco e le immagini di Davide Morina. 41esima Fiera Campionaria, dal 12 al 20 marzo la nostra città sarà animata da questo evento che appunto da 41 anni ormai rappresenta una tradizione per il territorio. Sicuramente la fiera più longeva nel panorama fieristico spezzino, pietra miliare nella storia della città. Anche quest'anno sono tantissimi gli espositori che hanno aderito, 130, un numero davvero elevato, e l'augurio, l'auspicio è che sia altrettanto elevato il numero di visitatori, di persone che faranno proprio il loro ingresso all'interno di questo centro fieristico. È un appuntamento ormai classico che ha accompagnato la vita della nostra città, lo possiamo dire, e che segna sempre l'avvio della primavera, una primavera che speriamo sia di buon auspicio, possa servire per una ripresa della nostra economia. Tutte le imprese che sono qua presenti, che sono tantissime, puntano su questo, hanno posto tutto l'impegno massimo nel presentare i nuovi prodotti, quindi è una fiera, io avendola girata tutta con le autorità poc'anzi, è una fiera veramente di livello che merita di essere visitata perché contiene novità interessantissime. Detto questo, cosa dire di più? È una fiera della speranza, perché tutti gli anni diciamo che bisogna sempre essere ottimisti, che bisogna sperare. I presupposti quest'anno ci sono, i segnali macroeconomici indicano un leggero barometro che guarda al bel tempo, anche se è leggero. Le imprese si impegnano, questa nella testimonianza, noi ente camerale ci impegniamo a far sì che vi sia sempre queste risposte a favore delle imprese, per cui dico, cioè, i presupposti per un buon piatto, per una buona ricetta ci sono, speriamo un giorno di sedersi al tavolo e di mangiare un ottimo piatto. Ecco, tra l'altro dopo 114 anni di storia camerale spezzina, questo è davvero l'ultimo atto ufficiale, possiamo dire così.
Eh beh, temo proprio di sì, e lo dico anche con tristezza, perché mi fa tristezza essere l'ultimo presidente della Camera di Commercio di Spezia, perché credo che nel mese di aprile si concluderà questo percorso di vita della nostra Camera, come si concluderà quello di Imperia e di Savona per dare forma alla nuova Camera di Commercio delle Riviere Liguri. È un atto dovuto imposto dalla riforma del governo Renzi sulla pubblica amministrazione, non lo condividiamo minimamente, ma siamo costretti a attuare questo percorso. Quindi dopo 114 anni la Camera di Commercio di Spezia sparirà come tale, rimarrà una sede operativa della nuova Camera, non ci sarà più una governance locale con un presidente, con una giunta, un consiglio camerale, ma sarà governato tutto dal presidente di questa nuova Camera, da un'unica giunta e da un unico consiglio. E presente anche quest'anno alla Fiera Campionaria Benessere e Movimento con tre appuntamenti. Oggi una giornata dedicata ai giovani. Vediamo il servizio a cura di Selene Ricco e Davide Morina. Benessere in Movimento, una rete di associazioni che per il settimo anno è presente qui alla Fiera Campionaria. Si è partiti, diciamo, quest'oggi con delle attività legate prevalentemente ai giovani, ma sono totalmente tre gli appuntamenti ai quali è giusto non mancare. Sì, gli appuntamenti sono tre. Oggi, come ha anticipato lei, è la giornata dedicata ai giovani ed è inserita in un progetto I Giovani Educano i Giovani, che coinvolge due istituti scolastici che sono il Fossati da Passano e l'Alberghiero. Quindi oggi la giornata è dedicata a loro, ma domani 13 la giornata è dedicata ai fattori di rischio dell'ictus e il 19 la giornata è dedicata ai fattori di rischio per l'insufficienza renale cronica, due malattie che colpiscono molte persone. In particolare l'insufficienza renale cronica è una malattia silente, quando ci si accorge di avercela è troppo tardi. Ecco, è importante fare prevenzione, lo diciamo sempre, anche un appello, diciamo, alle persone a venire qui e chiaramente sottoporsi a queste visite, a questi incontri. Certamente, la prevenzione è un'attività che bisognerebbe fare, molto prendere come attività, diciamo, legata alla propria vita, perché con la prevenzione c'è un controllo di noi stessi e può essere anche un risparmio per la società, in quanto la prevenzione può portare a una riduzione di quello che è la salute su condizione, e quindi una riduzione eventualmente dei ricoveri anche, quindi una riduzione del costo sanitario. E se si entra in questa ottica di idee, che la prevenzione serve a noi stessi e serve alla società. Sarete voi professionisti del futuro e oggi, anche grazie al progetto I Giovani Educano i Giovani, avete proprio avuto modo già di sperimentare proprio in modo pratico la vostra attività. Certo, infatti siamo qua, ci sono anche tanti ragazzi, abbiamo visto che sono venute molte persone. Siamo qua noi a misurare l'indice di massa corporea, cioè guardiamo il peso e l'altezza delle persone, diciamo se sono normopeso oppure sovrappeso oppure sono un pochino sotto il peso normale. Ecco, vi disturbo per farvi un po' spiegare che cosa sta accadendo qui. Siamo chiaramente con una nutrizionista, in base anche un po' allo stile di vita, quello che è emerso da un questionario penso compilato precedentemente, si danno dei consigli alimentari, giusto? Esatto, si parte proprio da questa valutazione che è stata fatta con un questionario in cui si valutano le abitudini alimentari, ma anche le abitudini diciamo che possono essere dello stile di vita, quindi il livello di attività fisica, quanto si fuma in una giornata, quanti alcolici si consumano. Tutto questo viene praticamente analizzato e viene fatta una lista di consigli personalizzati proprio per cercare di migliorare un po' la situazione che noi abbiamo, diciamo, da affrontare. E questa sera andrà in onda uno speciale TG Zoom sulla Fiera Campionaria alle ore 20 e alle ore 22. Un presidio per dire stop ai veleni si è tenuto questa mattina davanti alla prefettura della Spezia. In molti hanno accolto l'invito dei tre cittadini avvelenati, Ramona Tellini, Luca Lorenzini e Roberto Benettini. Il presidio chiede che siano fatte approfondite indagini sui fenomeni inquinanti della nostra provincia, tra cui Enel, Porto, Pitelli sono solo alcuni degli esempi, per capire l'incidenza di questi fenomeni sulla nostra salute.
Verrà firmato lunedì sull'isola Palmaria l'accordo di programma per la cessione delle aree demaniali dell'isola da parte della Marina Militare al Comune di Porto Venere. Alla firma dell'accordo saranno presenti il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'Ammiraglio Giuseppe De Giorgi. Promozione turistica, percorsi mirati e meraviglie del territorio. Sono queste le caratteristiche del nuovo portale myspezia.it del Comune della Spezia, che dal 30 marzo sarà online. Potenzialità e caratteristiche del sito sono state presentate questa mattina al CAMEC. Tutti i cittadini potranno richiedere in comune l'accesso al sito prima del 30 marzo per suggerimenti ed osservazioni. Vediamo il servizio realizzato oggi con le interviste di Chiara Alfonsetti e le immagini di Raffaele Maulella. La promozione di una città in tempi come quelli di oggi passa soprattutto da internet. Ed è per questo che abbiamo predisposto un nuovo portale, questo, www.myspezia.it, molto bello, molto innovativo, un servizio, uno strumento per questa fase importante di riscoperta delle nostre possibilità dal punto di vista turistico. Ormai sono davvero tantissime le microeconomie di questa città che vivono di turismo, hanno aperto tanti bed and breakfast, tutta la parte della ricezione sta crescendo, locali eccetera eccetera, dunque dobbiamo attrezzarci nel modo più completo e più moderno e questa è una delle cose, come dire, più significative che stiamo facendo in questo momento in questa direzione. Come si integra un nuovo sito internet con la promozione turistica di Spezia? Beh, un sito internet, anzi un portale, questo è un vero e proprio portale, è un qualcosa che diciamo necessario per la promozione turistica. Ormai tutta la navigazione, le conoscenze avvengono più su internet che su altri strumenti. Quindi la città, abbiamo voluto dotare la città di uno strumento essenziale di conoscenza e di promozione del turismo, non solo in città ma anche di tutto il territorio, perché l'idea è sempre quella della promozione dell'area vasta e quindi la città al centro, al cuore di un territorio molto più ampio con interessantissimi siti naturalistici ma anche archeologici, storici, insomma veramente un territorio ricchissimo. Nel 2016 non basta avere un sito per fare promozione, qual è la potenzialità e soprattutto le caratteristiche principali di MySpezia? La caratteristica principale è che è una piattaforma collaborativa sviluppata con i migliori sistemi internazionali, quindi si basa su un content management system che è WordPress, il 25% del mondo internet è fatto con WordPress e va a includere invece che escludere tutte quelle applicazioni che in particolar modo i turisti ma anche noi cittadini quotidianamente utilizziamo come Google Maps, TripAdvisor oppure altre applicazioni di servizio già fatte in città e che servono al turista come l'applicazione del bike sharing, l'applicazione della TC, l'applicazione dei battellieri. Il bello di MySpezia è che è una piattaforma collaborativa perché include tutti quegli ingredienti che già su internet trovi in un'unica piattaforma senza mai far uscire l'utente dal sito internet e lasciando quindi spazio alla meraviglia del nostro territorio guidandolo in tutti i percorsi e in tutte le aree della città. Inaugurati questa mattina i 507 metri della nuova passeggiata a mare di Fiumaretta. Entro Pasqua saranno concluse le opere primarie di difesa idraulica di questo cantiere e entro l'estate saranno concluse anche le opere complementari. I oltre 500 metri dal torrente Bettinia fino alla foce del Magra hanno avuto il costo di 480.000 euro, derivanti per l'80% dai fondi FSC, ex FAS, e per il restante 20% dalle risorse del Comune di Amelia. Il percorso pedonale andrà a integrarsi con il completamento dei lavori di arginatura del Magra, il rialzamento della passeggiata per consentire la visione del fiume e l'inserimento di nuovo verde per Bocca di Magra e Fiumaretta, ha spiegato l'assessore regionale Gian Pedrone. Contro la croce è il titolo del libro dell'onorevole Mario Mauro e di Matteo Porta sulla persecuzione dei cristiani in Medio Oriente. Sentiamo l'autore che ha presentato il volume questo pomeriggio alla Spezia in un evento organizzato dagli amici della Spezia.
un libro da un titolo così drammatico, cosa vuol dire oggi che è in corso qualcosa contro la croce? Tutto ruota intorno al fatto che una guerra di potere, quella in cui sono impegnati stati sovrani, potenze regionali come l'Arabia Saudita, come la Turchia, come il Qatar, come l'Egitto, ha al proprio centro la necessità di affermare una ideologia perché trionfi l'interesse di una parte. Questa ideologia ha preso le vesti del fondamentalismo islamico, cioè come un tempo i grandi totalitarismi, nazismo, fascismo, comunismo, prendevano in ostaggio il popolo, oggi si prende in ostaggio il nome di Dio e nel nome di Dio si cerca di affermare il proprio progetto di potere. A farne la spesa in queste circostanze, più di altri, insieme agli altri, sono le minoranze cristiane, sono cioè quelle comunità che, pur continuando a parlare la lingua di Gesù, vengono considerate straniere nella propria casa. E il martirio dei cristiani d'Oriente è impressionante perché colpisce non solo la grandezza della persecuzione, ma soprattutto la grandezza della vocazione, il fatto cioè che questa gente sappia che il proprio compito è restituire un'opportunità di libertà e di convivenza civile alla vita di tutti. Il simbolo che porto sul bavero della mia giacca è la lettera N in arabo. Perché N? N come Nazarati, i Nazareni, cioè i seguaci di Gesù. È la lettera che non solo definisce i cristiani, ma li discrimina, perché le famiglie cristiane sono obbligate a mettere questa lettera davanti alle proprie proprietà, davanti alle proprie case, e in questo modo sono a tutti gli effetti diventati dei cittadini di serie B. Allora, comprendere la loro persecuzione aiuta noi a capire la nostra vocazione, cioè ciò che possiamo fare perché venga ripristinata la giustizia e la libertà. E insieme a questo evitato il pericolo che investe anche noi, perché è ovvio che quando tracima il fondamentalismo islamico diventa un rischio concreto, concretissimo per l'Italia, che vede sicuramente al suo interno presenti basi leggistiche di diversi movimenti terroristici e fondamentalisti, e mantenere alta la guardia rispetto a questa presenza è solo uno degli aspetti della grande campagna di carattere culturale che bisogna fare per battere il terrorismo. Niente paura, con le ACLI attraverseremo il cambiamento. È questo il titolo del congresso provinciale ACLI che si è tenuto quest'oggi alla Spezia. Sentiamo i temi e le problematiche affrontate nel nostro servizio. Oggi le ACLI sono a congresso, un appuntamento importante che si rinnova ogni 4 anni, è un modo per portare una riflessione a un livello diffuso sulla nostra esperienza, sulla nostra realtà. Le ACLI sono un movimento molto esteso, hanno una storia di 70 anni, intercettano 4 milioni di persone tra associati e persone che fruiscono dei loro servizi, a Spezia in una rete articolata sia di servizi sia di circoli in provincia. La pretesa che vogliamo giocare in questa prospettiva nei prossimi 4 anni è quella di avere un protagonismo concreto. Il convegno ecclesiale nazionale di Firenze ha segnato un orizzonte sul quale la presenza dei cristiani deve muoversi, è quella di un umanesimo della concretezza. L'umanesimo della concretezza per noi significa affidare ad opere concrete la testimonianza, non alla vuota affermazione e ripetizione di principi. Per noi questa testimonianza cristiana è la testimonianza di una Chiesa che cammina, che va incontro alle persone, che non si arrocca a difesa di posizioni, che non difende militarmente dei principi, ma sa che i principi devono essere giocati nella vita dell'uomo, devono incontrare la sofferenza dell'uomo e devono trovare di volta in volta una nuova elaborazione, perché la ricerca di significato è questo percorso e questo cammino continuo. Siamo qui a questo convegno Congresso Provinciale di La Spezia, che è all'interno di un percorso che vedrà rinnovare gli organi dell'associazione a livello nazionale a maggio, i primi di maggio a Livorno. Il titolo del congresso di quest'anno è Niente paura, e nasce proprio da una riflessione di fondo. L'associazione ha 70 anni di vita, è nata con la Repubblica e si deve trasformare con le trasformazioni che sono in corso in Italia e nel mondo. Ci sono sfide vecchie e nuove, è una pesante crisi economica che va avanti da tanti anni ormai, e sul quale noi dobbiamo reagire cercando politiche innovative, un modo anche nuovo di aggregare servizi e ricordarci soprattutto
della nostra missione, del senso di fondo del nostro essere associazione, che è quello di stare a fianco di chi ha problemi, di chi soffre la disoccupazione, dei nuovi proletari che arrivano da tutto il mondo, che non sarà un'emergenza, ma destinato a cambiare radicalmente anche la configurazione sociale dei paesi in cui viviamo, e di chi soffre, di chi è malato, di chi fa fatica a arrivare alla fine del mese, e offrire servizi, opportunità e anche possibilità di riscatto sociale laddove è possibile. Vediamo ora, come di consueto, l'appuntamento con la pagina spezzina di Avvenire, che domani troverete in edicola e nelle parrocchie. La pagina spezzina del quotidiano cattolico Avvenire si apre guardando alla Pasqua. Sabato ci sarà una serata di evangelizzazione di strada proposta nelle vie della Movida Spezzina. In occasione della festa del patrono della città, San Giuseppe, i ragazzi si troveranno alle ore 21 in piazza Beverini davanti alla chiesa di Santa Maria. La proposta è appunto quella di vivere insieme un'esperienza di evangelizzazione di strada, rivolta a tutti, giovani e non giovani, che quella sera riempiranno le strade della città per la Notte Bianca. E riapre la pieve millenaria di Baccano di Arco, la grande festa domenica con il Vescovo della Spezia, chiusa per oltre 2 anni per un cedimento della collina su cui sorge. La pieve è stata adesso riaperta dopo i lavori di restauro ed è stato presentato anche alla Spezia il comitato locale Difendiamo i nostri figli, con una conferenza in cui hanno parlato Simone Pillon, il fondatore del comitato nazionale ed organizzatore del Family Day 2016, e lo scrittore Giorgio Ponte. Quest'anno, 2016, il Giubileo della Misericordia, la Spezia l'ha un po' anticipato qualche anno fa. Nel 2000 la chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta è stata abbellita da un grande portale dedicato appunto al tema della misericordia. Se ne è parlato alcuni giorni fa in una conferenza organizzata da Monsignor Ilvo Corniglia, già allora abate parroco della chiesa di Santa Maria. Un'occhiata alla storia dei mass media, la figura di padre Nazareno Taddei, il gesuita che per molti anni ha operato qui alla Spezia, sarà ricordato martedì 22 marzo in un convegno a Milano, un convegno dell'Università Cattolica che avrà come tema la ricerca nei mezzi di comunicazione sociale dal dopoguerra agli anni 60. Queste e molte altre notizie nella pagina spezzina di Avvenire. È andato a Francesca Cozzani, presidente di Confindustria alla Spezia, il premio Città di Sarzana Donna 2016. La consegna del riconoscimento è stata questa mattina in sala consiliare del comune di Sarzana, dove di fronte ad un folto pubblico la Cozzani ha ringraziato l'amministrazione sarzanese e tutti i collaboratori della sua azienda, senza i quali, ha detto, non sarei qui. Professori che per un giorno vestono i panni di infermieri, autisti, gommisti e meccanici. Sono le provocatorie foto della Filch CGL scattate per protesta contro le nuove normative che regolano il ruolo del docente nelle gite scolastiche. Spetterà ai docenti accompagnatori un vero e proprio controllo dei mezzi, dalle gomme ai fari e ai documenti di viaggio. Inoltre dovranno valutare lo stato psicofisico dell'autista. Quello che il Ministero chiede ai docenti va ben oltre le loro competenze e ovviamente il rischio è quello di compromettere le visite guidate, che restano un momento formativo importante per i ragazzi. Questa è la dichiarazione di Giorgia Vallona, segretaria provinciale della FLC-CGL. Martedì mattina saranno fuori uso l'ascensore verticale che da via Indipendenza va a via 20 Settembre e quello inclinato che va da via 20 Settembre a via 27 Marzo. I lavori di manutenzione saranno la mattina dalle 8.30 alle 12.30. Parliamo ora di sport e veniamo ai risultati della 39esima giornata del Serie B. Queste le partite giocate oggi: Brescia-Crotone finita 3-0, Ascoli-Avellino 3-4, Bari-Provercelli 6-2, Como-Cesena 1-3, Livorno-Entella 0-0, Pescara-Novara 1-2, Salernitana-Lanciano 1-3, Ternana-Latina 0-0 e lo Spezia che ha battuto il Modena per 2-0. Domani alle 17.30 si giocherà a Vicenza Trapani, mentre lunedì alle 20.30 Cagliari-Perugia.
E vediamo quindi la classifica aggiornata con le partite di oggi. Crotone in prima posizione con 63 punti, Cagliari 62, Novara 50, Cesena e Spezia con 50 punti, Pescara 49, Entella e Brescia 48, Bari 47, Avellino 43, Trapani 41, Perugia 40, Ternana 37, Lanciano 36, Latina, Modena e Ascoli con 35 punti, Livorno e Provercelli a quota 33, Vicenza 31, Salernitana 30 e il Como con 23 punti. E quindi sentiamo una cronaca di quello che è successo oggi, di questo decimo risultato utile consecutivo per lo Spezia, che oggi ha battuto appunto in casa di due reti il Modena. Sentiamo la cronaca della partita a cura di Selene Ricco, l'intervista post partita a mister Di Carlo. 31esimo turno, Spezia batte Modena 2-0 proprio nella decima giornata di ritorno. Lo Spezia porta così a 10 la fila di risultati utili consecutivi. Una partita davvero bella da vedere, uno Spezia tatticamente perfetto che ha divertito anche sugli spalti. Lo Spezia ci prova sin dai primi minuti, la prima azione pericolosa infatti si registra solamente al 25esimo secondo di gioco. Arriva poi al 24esimo l'atteso e meritatissimo vantaggio delle Aquile, un 1-0 che porta la firma di Calaiò che ci aveva già provato precedentemente. Un gol davvero atteso, un terzo tentativo quindi del numero 11 dell'arciere Calaiò che buca Manfredini con un'imparabile staffilata dal limite, finalizzando quindi nel migliore dei modi lo splendido spunto di Piccolo sulla corsia di destra. Uno Spezia che avrebbe anche l'occasione di raddoppiare più di una volta, uno Spezia che piace aggressivo e propositivo, ma di fatto poi il primo tempo si conclude sul risultato di 1-0, senza che il Modena si sia praticamente mai affacciato nell'area appunto aquilotta. La ripresa poco cambia, uno Spezia che si pone sempre con uno spirito assolutamente aggressivo, una squadra propositiva che prova più volte il raddoppio. A chiuderla è poi Sciaudone, un altro dei migliori in campo quest'oggi, è lui che concretizza con un colpo praticamente dal limite un contropiede che era stato magistralmente iniziato da Calaiò che ha vestito Catellani da assistman. Si chiude così questa partita con uno Spezia che batte 2-0 il Modena, che approfitta anche del pareggio della Virtus Entella e che aggancia così il quinto posto. Mister, oltre alla vittoria c'è di più, perché quest'oggi in campo si è davvero visto un livello altissimo, tanta qualità. Sì, oggi lo Spezia ha giocato di grande intensità, e quando gioca di grande intensità è aggressivo, vengono fuori le qualità dei singoli che vediamo che ne abbiamo tante, perché fra Piccolo, Catellani, Calaiò, Sciaudone, ma un po' la squadra, dai, diciamo un po' la squadra, quando aumenta quell'intensità di gioco e l'atteggiamento è aggressivo, possiamo far male. E oggi abbiamo fatto una gran partita, tante occasioni, un 2-0 dove rispecchia un po' tutta la partita, però da domani si pensa al derby con l'Entella, perché festeggiare si deve festeggiare poco, c'è poco da festeggiare. Oggi si festeggia, da domani si inizia un altro percorso per andare a giocarsi questo derby nel migliore dei modi. E passiamo in conclusione alle previsioni meteo per la giornata di domani. Sulla Liguria si mantiene il flusso nord-orientale con passaggi nuvolosi meno consistenti durante la mattinata. Nel pomeriggio si assisterà invece alla formazione di addensamenti più compatti. L'umidità sarà su valori medio-bassi, i venti forti con rinforzi di burrasca e il mare mosso. La temperatura minima sarà di 10 gradi mentre la massima di 15. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, auguro a tutti un buon proseguimento di serata, arrivederci.